Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. E benvenuti nel consueto ormai video recappone. Manca poco al big event di queste settimane, almeno al primo dei big event di queste settimane, quindi facciamo come di consueto. Un recappone. Iniziamo dicendovi che ovviamente martedì saremo in live un'oretta prima, 45 minuti prima, non l'abbiamo ancora deciso, però sapevatelo. Saremo in live martedì alle circa 16:15, vediamo. Perché l'evento ufficiale in video di presentazione inizia alle 17, quindi lo seguiremo in toto con voi, come al solito commenti, previsioni, eccetera, eccetera, partiremo un po' prima, raccoglieremo pareri. Vi vogliamo numerosi perché ci sarà a divertire. Oh, non sì. Ci sarà sicuramente un nuovo 499, però. No. Diciamo di no. Ovviamente, essendo così a ridosso dell'evento, tanti rumor, tanti leak che ci sono quanto più verosimili possibile adesso, perché manca veramente poco. Quindi gli ultimi rumor sono anche nuovi, perché cambiano un po' le carte in tavola. Ma comunque c'è un margine che di insicurezza dovuto al fatto che magari Nvidia fa una sorpresa o diffuso notizie false. Esatto. Ma prima di passare al video ci prendiamo un minuto per parlarvi della nuova iniziativa di Monclick. Di cosa si tratta? Monclick è uno degli e-commerce specializzati soprattutto nella vendita di prodotti informatici ed elettronica di consumo più grande del nostro paese. E non è la prima volta che ci sentite parlare di Monclick quando parliamo di offerte interessanti o promozioni veramente veramente forti. Basta ricordare il mio TV, che c'è chi lo ricorda con piacere. E siamo qui proprio per una nuova promozione. Fino al 26 settembre, infatti, avrete a disposizione non solo uno sconto del 5% su tutto il catalogo utilizzando il codice sconto PRODIGIC5, ma con l'acquisto di un PC o un notebook potrete avere accesso a un rimborso fino a 300 euro per il vostro usato. L'idea è proprio quella di incentivare il cambio della propria macchina. La procedura è semplice e guidata, trovate tutto qui sotto in descrizione. Per farla breve però dovrete semplicemente acquistare il vostro PC usando il codice sconto PRODIGIC5, inoltrare una richiesta entro 15 giorni dall'acquisto e attendere l'approvazione. Una volta ricevuta questa, spedire il vostro usato, non più vecchio di 5 anni, per ricevere la valutazione. E fatto questo, entro 30 giorni dalla convalida riceverete un bonifico del valore di valutazione sul conto che avete indicato durante la procedura. Quindi, soprattutto in questo periodo, se avete intenzione di aggiornare il vostro portatile per la scuola o il vostro PC di casa, fateci un pensierino perché l'offerta è veramente interessante. E dato che è proprio un'offerta interessante, fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se la utilizzerete, se stavate pensando appunto all'aggiornamento, magari per back to school o qualsiasi cosa, e noi vi lasciamo tutto qua sotto in descrizione. Ma torniamo al video. Le schede che dovrebbero essere presentate sono una 4090, una 4080 e una 4080. Fino a poche settimane fa, ve ne abbiamo anche parlato spesso e volentieri, si parlava di 80, 90 e 70, e a quanto pare l'ultima revisione, l'ultimo leak, parla proprio di due versioni diverse di 80. Questo perché, appunto, dagli ultimi rumor si parla proprio di due versioni diverse di 80, invece di quello che sapevamo fino a poco tempo fa, ovvero che sarebbero uscite e sarebbero state presentate 90, 80 e 70. Due versioni di 80 che sono stranissime, perché montano anzitutto due chip diversi, quindi due AD differenti, cosa che, almeno per la stessa scheda, non mi pare sia mai successa prima. No, beh, è successo, che comunque hanno due SKU differenti anche per questioni di produttività, è successo anche per la 3060. Per TI e liscia. No, anche per la 3060 base si poteva fare sia il doppio chip. Il doppio chip, però, ecco, su un 80 così... cioè, più che altro è che la differenza di core, secondo me, è tanta da non giustificare il fatto che sia lo stesso modello. Ecco. Non è solo una versione 16 giga e una 12 giga, che è il, diciamo, l'identificativo nel nome, ma è proprio anche un cambio a livello di quanta conta di core e caratteristiche per tecniche. Questo, secondo me, non sarà un 80. E infatti, è poco verosimile. Ragazzi, cosa che ha fatto tanto clamore sono il fatto che comunque il design è pin to pin, quindi potranno essere utilizzati molti dei materiali che vengono utilizzati adesso anche per le schede 30. Oltretutto i consumi energetici sono importanti, perché comunque già stanno leakati che la 4090 sarà una scheda da il TGP, quindi Total Graphic Power, di 450 watt, ma che
che si può essere spinta fino ai 660, anche ad esempio la 3090 adesso è una scheda da 350 watt, ma ad esempio ci sono design come Strix e molti altri che arrivano tranquillamente oltre 400. Oltre 400, sì, tranquillamente. Il classico triplo connettore di cui abbiamo visto anche in tante personalizzazioni, che adesso ovviamente verrà mitigato, tra virgolette, dal nuovo connettore a 12 pin. Mitigato, vabbè. Mettiamola così, sì, mitigato. In un autunno di crisi energetica è quello che ci voleva. Sì, schede molto più energivore. anche la 4080, ridendo e scherzando, sarà ai livelli della 90 attuale. Della 90, esatto. Anzi, superiore, perché si parla quasi di 500 watt di arrivo, la 4080/4070, comunque anche lì sempre sopra i 300 watt, quindi comunque design importanti. Si parla già di 4 slot per la GPU, quindi robe veramente massive, che veramente hai bisogno di un sostentamento, no, tu burla giù così, perché fra un po' se fanno quattro slot di metallo, veramente sono 5, sono 7 kg di scheda, cioè veramente. In ogni caso, a livello di specifiche, abbiamo avuto delle riconferme per adesso, quindi dovrebbero uscire una 90 con il chip non completamente sbloccato, quindi quei 16.000 erotti CUDA core, la 80 nella versione quella più potente, 9.000, quasi 10.000 CUDA core, e questa ipotetica 80-12 GB/70-70 Ti, chissà che cosa fanno vedere, sui 7.800. Tutte memorie G6X, ovviamente aumentano sia i Tensor Core che i Ray Core. Ma da quel punto di vista, silenzio stampa. Esatto, comunque il design è sempre molto monolitico, niente chiplet, quindi qua questo lo sappiamo già, quindi quella che doveva essere la vecchia Hopper è stata rinviata di 2 anni. Mm-hmm. C'è stato però un cambiamento nel font. Esatto, nel font delle scritte. Adesso c'è l'RTX classico e il 4090 è più... 4090 o il modello più stilizzato. È molto più minimal, esatto, un po' più sottile, non capisco perché questa scelta, però cambia un pochettino, da un po' di diversità dalla serie 30, che altrimenti sarebbe stata molto simile, visto esatto. Che verosimilmente i dissipatori saranno gli stessi. Quindi... Sì, ci sarà il flow-through che abbiamo visto già nella scorsa generazione. È sempre un'impresa pronunciare flow-through. Ora, una volta girano i modelli, analizziamo quelle che potrebbero essere le performance. Questo giro sarà un salto prestazionale, probabilmente uno il più grosso di sempre, però sarà molto molto infame. Sbilanciato. Mi spiego. Nelle 3000, e le 3000 hanno avuto un successo atomico all'inizio di clamore, perché il 50% di, diciamo, miglioramento, che comunque era il più grande di sempre, ma non è che era più, non dovrebbe essere grande come questo, neanche lontanamente, però era molto democratico, perché la grande maggioranza dello spazio se la prendeva l'80. Esatto. Dando poi 10% in più alla 90, che praticamente era veramente una scheda che solo per avere più RAM e 10-15% in più in media, ma la grossa potenza in più della linea Ampere era dedicata al modello 80. E se vi ricordate bene, quando siamo usciti con la recensione, quando Nvidia ha fatto tutta la comunicazione, la 80 era veramente l'unica scheda da gaming secondo loro, perché l'hanno venduta proprio come la scheda migliore da gaming. La 90 è stata venduta con un'altra cosa. Qua invece ci sarà probabilmente un salto prestazionale atomico e molto più grande del scorso anno, si spera, vedremo, però sarà riservato moltissimo al modello 90, che sarà un modello con il doppio dei CUDA dell'80, con delle frequenze comunque che su tutte le schede arriveranno a quasi 2 GHz e mezzo, sì, anche di più probabilmente in UC, molto spinte più, comunque, soprattutto i modelli custom. Voi pensate, 4 nanometri SMC, c'è cioè il miglioramento tra l'8 nanometri Samsung al 4 nanometri, ragazzi, c'è un abisso di, esatto, mezzo, cioè infatti arrivano a più del 50% di frequenza in più. Cioè voi pensate, 16.000 core sono quasi il 50% in più di quello che abbiamo sulla 90, con il 50% in più di frequenza. Beh, che i teraflop possono contare un cazzo, però sì, vabbè, fatevi un'idea, cioè la 90 deve essere veramente qualcosa di mostruoso. E il problema per cui diciamo che non è un salto democratico è perché c'è veramente, veramente tanto divario dal modello 80 e da tutti gli altri modelli, perché avendo quasi il doppio dei CUDA core e una potenza così tanto più alta, lo stacco tra questi due modelli è abissale. Sì. Cosa che ovviamente non rende il salto da 80 a 80 gen over gen così alto come quello che c'è tra la 90 e il modello di riferimento di questa generazione. Cioè, c'è veramente tanto divario tra un modello e l'altro all'interno di questa nuova generazione. Praticamente potrebbe esserci un divario Ampere
Ada Lovelace di quasi il 70%, mettiamo in media, 60-70%. Questo però verificato solo sulla 90. Quando andiamo tra 80 e confrontiamo 80, magari rimaniamo sul 30-40%, che comunque è un update della miseria, da Madonna, chiaro. Gigantesco. Ad esempio l'80 con 9000 e passa CUDA Core ha più o meno i CUDA Core della 3090, un po' meno, mm-hmm. ovviamente diversi, ridisegnati, quindi magari più efficienti, non sappiamo come saranno, però la cosa che cambia è comunque il 50% in più di frequenza che quella rimane, per cui dovrebbe essere sì più prestante, molto più prestante, decisamente più prestante, però non seguire il livello da 90, cioè tra la 4080 e 4090 ci dovrebbe essere un po' quello che è il divario tra la 1080 e la 1080 Ti, un corposissimo divario del 30%. Poi, anche lì, sono tutte supposizioni, perché poi esatto. in gaming dobbiamo vedere come scalano questi esatto, core, esatto. E perché l'abbiamo visto che poi ci sono, aumentando anche, arrivato a un certo punto, puoi dare anche più di 200 watt alla GPU, ma più del 3-4-5% non va. Mm-hmm. Quindi bisogna vedere poi qual è il sweet spot di ADA, come il suo funzionamento. Qual è il problema però in questo senso? Il problema è che se tutta questa potenza è stata riservata al modello 90, quindi a quello che fino ad oggi abbiamo visto in questa generazione appena che sta per diventare passata come un modello quasi inarrivabile, poco consigliabile, comunque dedicato no, a, non è poco consigliabile. A pochi. Per chi può se lo compra, sto giro ha senso. E sto giro ha senso, è quello il fatto, cioè spingono molto di più su un modello che per la 3090, e anche noi lo abbiamo sempre detto, era difficile da consigliare a un videogiocatore, perché chiaramente tutta la potenza, tutto il salto, la cosa che fa veramente spostare le masse è dedicato a un modello di fascia altissima. E perde un pochettino tutto quello che è il discorso legato all'80 come scheda da gaming vera e propria, eccetera, eccetera, tutto quello che viene poi a scalare. Però anche lì dipenderà tanto dai prezzi, dipenderà tanto da come verranno posizionate. Adesso sono solo supposizioni. I prezzi della 90 saranno sicuramente altissimi. È ovvio che è una scheda che tranquillamente girerà quello il mio sacchetto dell'immondizia. Come cosa ci fa qui? Appena rotolato nella tua... Qua c'è un uragano in questo momento. Non potete capire che vento c'è. Secondo me toccherà i 2000 euro, magari 1999 con i prezzi lì marchettosi, mm-hmm. l'80 9,99, una 70 magari 7,99, 6,99. Considerando che c'è ancora margine per una 90 Ti, quindi superare i 2500 euro ad esempio, eccetera, eccetera, eccetera. Però quello che è successo con le 3000, con i prezzi pomposi, ha fatto capire Nvidia che c'è margine per una super scheda e la gente gliela comprerebbe. Ammetto che anch'io sarei attratto da una scheda, poi in questo momento magari non riesco a prendermela personalmente, però sinceramente una 4090 con l'80% sparo, un numero importante, mi attirerebbe anche per fare configurazioni di monitor un po' spinte, ad esempio provare un 21 noni 4K, e il 21 noni 4K è sopra il 4K di risoluzione, ci potrebbe stare come cosa, e un multi monitor, cioè ho delle sfizi che mi piacerebbe togliermi con una scheda così prestante. Ovvio, rimane qualcosa per super enthusiast. Esatto. Però lo ribadiamo sempre, qua se 2000 euro, poi tutti cose, poi vai a vedere certe cose costano migliaia di euro e sono cagate, cioè quindi una scheda 2000 euro è sì tanto, però è una scheda che comunque riservata per pochi. L'importante è che facciano, ed è il problema di adesso, che facciano una fascia bassa, media, esatto. importante, cosa che è mancata in questi anni. Poi che facciano la 4090 a 2000 euro, sinceramente, cioè, dovrebbe contare quello che conta. Che, per quanto il discorso dei rumor, gli ultimi che sono usciti, quelli che parlano di due modelli di 80, possa essere un po' strano, perché effettivamente per quanti core in meno ha la 80 12 giga sembra più una 70, sì. quindi vediamo se Nvidia l'annuncerà così o cos'ha, potrebbe essere un modo per loro per ridimensionare la fascia media. Quindi fare due modelli di 80 che settano un determinato standard di prezzo e scalare un po' meglio sulla fascia che adesso abbiamo visto un po' screditata, quindi dalla 70-60 in giù, diciamo. Perché una gen come questa, a parte che prima era così, la 60 dovrebbe toccare il modello, quello è tornava indietro, era sempre il mio immondizia. Una 60 dovrebbe raggiungere il livello dell'80 degli anni precedenti e comunque questa dovrebbe andare, la 4060 dovrebbe andare almeno come la 3080. Se la 4060 va come la 3080, chi se ne frega della 4090? Esatto. A 2000 euro, esatto. Ma vendila, non me ne frega niente. Se fai una roba a 350 euro così, va bene. Però non la farà mai, ragazzi. No. Ora però, visto che stiamo facendo un recapone, parliamo un attimino di quello che si è visto
fino ad adesso, perché di fatto di schede se ne sono viste, anche proprio immagini trapelate, a parte l'iconica scheda Zotac, nuova forma di saponetta che non capisco perché... Bellissima. Bellissima, meravigliosa. Sembra un panetto. Allora, panettiere, scusi, vorrei una 3080 Zotac, per favore. 4080. Col 4080. Al di là di quello che forse il design effettivamente è un po' più strano, ci sono state già varie riconferme per nuovi design, sia lato Galaxy, che è stata quella trapelata negli ultimi giorni, che ha dei modelli come al solito fotonici con le ventole posteriori e cose strane attaccate, sia Gigabyte, che è trapelata con dei design abbastanza classici, e c'è anche tutto un disco, la Legion, la famosa 4 slot che verrà montata da Lenovo nei preassemblati. C'è anche tutto un discorso da fare, che non, probabilmente non faremo in questo video, su quello che è successo venerdì sera con EVGA. EVGA è stato annunciato da Gamer Nexus e J2Sense, che hanno fatto un po' da... hanno preso in mano lo statement di EVGA, che non ha dato uno statement pubblico, si è fidato di YouTube. State interviste private. Praticamente ha abbandonato il mercato di GPU, rinunciando all'80% delle proprie revenue, ed è una mossa abbastanza che spacca un po' tutti, perché ovviamente non possiamo esprimere un'opinione perché mancano dati per esprimerla. Abbiamo sentito una campana e non abbiamo sentito l'altra. La campana di sicuramente di VGA non era tutto quello che potevano dire, ovviamente, perché non l'hanno detto, ovviamente. Per cui ci limitiamo a capire quelle che sono le due cose principali, cioè ci sarà uno shortage perché manca un grosso player, per noi italiani cambia qualcosa? Allora, verosimilmente per noi in Italia, lo sapete, per quanto affezionati al brand, perché anche a noi ovviamente dispiace sentire questa notizia, perché spacca un pochettino tantissimo questo mercato a cui comunque siamo affezionati da tanto tempo. È un brand che era sul mercato e collaborava con Nvidia da più di 20 anni, 22 o 23 anni se non ricordo male, quindi parliamo di un brand veramente iconico per il mercato, quindi è ovvio che lato nostro il dispiacere ci sia, però c'è da dire che negli anni qui in Italia EVGA non ha mai spostato il mercato. Non ha, come AMD, non ha una presenza... Minchia, va con roba! Oh la madonna! Da dove arriva tutta quella terra? EVGA, come ad esempio AMD, non è una sede italiana, non ha personale italiano, non fa riferimento, non fa nessun tipo di vendita diretta in Italia, non ha un distributore serio fisso in Italia. La vendita era riservata ad Amazon, comunque si vendevano, si potevano comprare su Amazon tranquillamente, però ecco, la presenza italiana è quella che era. È ovvio che qua in Italia, per l'America, è come qua in Italia Asus. Sì, per, è come se sparisse Asus da un giorno all'altro. È come se sparisse Asus con le schede video, per intenderci. Che è, ovviamente è un colpo grosso, perché chiaramente EVGA ha presenza worldwide, però non ha la stessa presenza worldwide. Qui da noi non sposterà particolarmente, cioè verosimilmente quelle che non verranno vendute VGA se le prenderanno gli altri partner. Sì, quindi non è una cosa che creerà uno shortage, diciamo, di GPU, semplicemente gli altri faranno più schede, sì. In America avranno più chip. In America è come se li avessero accoltellati al cuore. Esatto, sì, in America è qualcosa di forte che è successo. Anche a noi dispiace, perché VGA con i suoi modelli iconici, sia di top con la Kingpin che ad esempio la 2060 che io, che anche qua ha avuto un successo importante, ma anche schede storiche molto importanti, è un, veramente quando ho visto il video veramente così, proprio perché ci è rimasto veramente male. Ci dispiace un sacco e aspettiamo a fare un video dedicato, volevamo farlo ma sarebbero state solo illazioni e supposizioni. Esatto. Come questo video, però questo video è leak sulle schede, quindi ci può stare, lì si parla di business, quindi un po' meno. È chiaro che manca proprio la comunicazione tra virgolette o qualcosa da parte di Nvidia, perché ovviamente adesso è concentrata full su quella che sarà la presentazione di martedì, quindi... Sì, quello che è scontato è che non si sono lasciati bene, perché se fai una cosa del genere a 4 giorni dal lancio vuol dire che proprio ce l'hai con Nvidia. È successo qualcosa di brutto. È successo qualcosa in cui si sono proprio scazzati tanto. Per quanto riguarda la disponibilità di queste schede, ragazzi, innanzitutto giovedì, la giornata mondiale del PC Gaming con Merge di Ethereum, quindi Ethereum fuori dalle scatole. Il mining non dovrebbe influire, non solo per il Merge di Ethereum, per discorsi di energia elettrica che sono, e per il calo dei prezzi delle criptovalute. È diventato poco conveniente in tanti paesi fare, ma tantissimi, fare mining, quindi assolutamente in questo momento il mining in questo momento non è uno spauracchio per la disponibilità di GPU. Non abbiamo sentito delle voci, sì, non dovrebbero esserci problemi di disponibilità seria, cioè nel senso non
pensate che ci siano una marea di schede all'inizio, ma un po' come gli iPhone. Come sempre, d'altronde, cioè non c'è mai un momento in cui ci sono tante schede al lancio. Inoltre, anche gli iPhone sono spariti subito, c'è la disponibilità al 20 ottobre. Oltre al discorso del mining, che è uno dei problemi, lo abbiamo sempre detto, che ha un po' caratterizzato l'ultima generazione, anche la domanda si è grandemente ridimensionata. Ora come ora, quello che probabilmente è stato il problema più grande negli anni scorsi, appena passati, adesso è molto più mitigato, molto più ridimensionato. Anche perché nel 2020 molte persone avevano praticamente non speso niente per la vita personale, avevano il portafoglio rigonfio delle non spese, erano costretti a casa e avevano la possibilità di comprare schede che erano uscite a basso prezzo. Ora il discorso è contrario, la gente, visti gli aumenti, l'inflazione, ha meno soldi, le schede costeranno molto di più, quindi comunque non crediamo che ci sia un assalto di domanda, non dovrebbe esserci troppi problemi di distribuzione all'inizio, a parte il fatto che il 4 nanometri, 5 nanometri, quello che useranno, è comunque, magari non ne hanno tantissimo all'inizio, però magari i primi due mesi un po' di cacciara, un po' di casino per trovarle, certo. Ma entro l'anno dovrebbe già essere risolta la situazione. Come ogni lancio, perché alla fine l'iPhone già, dopo il primo lancio, l'iPhone è sempre il prodotto più famoso del mondo, esatto. Esce al 20 settembre, poi finita quella te lo consegnano il 20 ottobre, l'iPhone, quindi ci sta tranquillamente per un prodotto come il GPU. E questa volta parliamo con un po' più di cognizione di causa, visti gli anni passati che ci hanno dato una bella esperienza sotto questo fantastica punto di vista. Quindi diciamo che adesso questo parere che abbiamo appena espresso ha un po' più di, diciamo, veridicità, un po' più di stabilità. Diciamo. E poi abbiamo chiesto in giro, quindi dovrebbero essere fidati, però ripeto, non 100%. No. Insomma, ragazzi, questo è un po' il recappone sull'RTX 4000. Ci aspettiamo un evento importante, una presentazione nuova del DLSS, perché quello ce l'aspettiamo, però non ci sono zero rumor, quindi non l'abbiamo inserito perché non possiamo dire nulla. Non possiamo parlare di niente, come al solito. Ovviamente da martedì si dà inizio a tutta una serie di speculazioni ulteriori che potranno venire, con le varie riconferme del caso, quindi adesso abbiamo ancora tanti dubbi, ci sono ancora in ballo i modelli che usciranno, cosa uscirà, cosa verrà presentato, in che modo, eccetera, eccetera, quindi da martedì in poi parleremo un pochettino più con consapevolezza. Poi capiremo cosa si potrà dire, cosa non si potrà dire, quando usciranno. Vediamo un po' qual è la situazione martedì. Quindi come al solito, fateci sapere che cosa vi aspettate. Scrivetecelo qua sotto e ricordatevi tutti i nostri social, Prodigy Cofferte, Just Track It, tutto qua sotto lo trovate. E noi ci vediamo martedì pomeriggio. Alla prossima, ragazzi.